Stracanditi! Terzo minuto dei 6 di recupero. Napoli-Torino 1-0. Osimhen. Ma non è stata per niente una partita facile. La partita maledetta. Una partita maledetta come tutte quelle contro le squadre di Juric. Però alla fine l'abbiamo sbloccata di nervi, di cattiveria, di furia agonistica, di culo! Di culo! A volte succede anche che il culo ogni tanto venga dalla tua parte. E ce lo siamo preso. Ma adesso mancano 2 minuti e mezzo. Quindi viviamoceli. Tanta tensione. Un po' di tensione su Insigne, ma alla fine del video ci arriviamo. Un po' di tensione anche sul Chucky Lozano che è entrato e alla fine, a pochi minuti dalla fine, ha dovuto toglierlo per mettere dentro Juan Jesus e alzare un po' le barricate, il buon Spalletti. Fallo in attacco, fallo in attacco, fallo in attacco, due al termine, fallo in attacco. Due al termine, fallo in attacco. Minuto e 45, ci ricorda Pardo. Di posizione conquistato dal Toro. Pronto per il... Andiamola lontano, questa palla mandiamola lontano. Ospina. Juric si lamenta se perdiamo del tempo. È stato perso del tempo per tutta la partita. Juric però adesso si lamenta, prima non ha niente da dire. Difendila Victor, mannaggia. Certo, perché Juric tanto simpatico non è, eh. Ogni tanto. Forza. Qualcuno ad andarsela a prendere. Colpo di testa ad allontanare. Poi attenzione lì, via. Bravo Kalidou, via. Poi vi do il mio migliore, che per la terza volta consecutiva il mio migliore, per la terza volta consecutiva. Ed è a sorpresa perché tutti penserete Osimhen, che ne so, Koulibaly, Fabian. Tra un po' ve lo do il mio migliore. Spariamo via sta palla. Attento Dilo, eccolo lì, fischi la fine? Sì, così, ha fischiato la fine su quella che è stata la chiusura della terza volta consecutiva migliore in campo, Rahmani, amici miei, Rahmani. Forse abbiamo trovato un fuori classe che non sbaglia niente, questa volta mi espongo, Juric, vaffanculo Juric, tutti insieme un'altra volta, vaffanculo Juric, la portiamo a casa, sì, la partita maledetta, la portiamo a casa, sbaglia il rigore Insigne, gol in fuorigioco di tanto così, se ne sono visti tanti, però sul fuorigioco che cosa puoi dire? Purtroppo, mezza spalla che entrava in quella che è la parte con cui puoi toccare il pallone e vabbè, ci arrendiamo. Qualche minuto dopo il Ciucchi è appena entrato, una bella azione, una bella iniziativa, la palla gli arriva, tiro palo, ma poi alla fine nella partita maledetta viene fuori che il gol arriva nel modo più rocambolesco possibile. Una gran bella manovra però c'è prima del rocambolesco gol, perché c'è uno scambio, Mertens, Osimhen per Mertens che vola in area di rigore, cerca la conclusione, viene ribattuta, un difensore del Torino cerca di rinviare il pallone sulla schiena di Elmas, il pallone si impenna e arriva lui. L'uomo biondo, l'uomo del destino, l'uomo azzurro, l'uomo che mostra lo stemma sotto la curva dopo l'incornata che io l'ho fatta anch'io dal divano, così mi si è incavallato un nervo, un male incredibile, porca puttana. Ma l'ha messa dentro e questo vuol dire che poi abbiamo dovuto sudare per mantenere questo gol di vantaggio che ci porta, amici stracandidi, all'ottava meraviglia.
È chiaro che non si può sempre vincere, perché è impossibile vincere tutte le partite. Però quando vieni fuori da situazioni estreme come quella di questa sera, devi benedire il Signore che ogni tanto ti manda in terra un segnale, un segnale. Ti sta mandando un segnale e questi segnali, ok, bisogna prenderli, approfittarne, e stasera ne abbiamo approfittato, e guardare al futuro con questa cattiveria, con questo agonismo, con questa forza, con questa voglia di non arrendersi di fronte a partite maledette come quella di questa sera. Amici stracandidi, non ce la faccio più, è stata un'agonia, una tensione, 90 minuti tesi, tesi. Io non so voi, non so voi come l'avete vissuta, io non riesco neanche a stare fermo, mi vado a fare un brodino caldo e mi vado a vedere Juventus-Roma, perché abbiamo guadagnato punti sull'Inter, siamo a 7 punti sull'Inter, stasera da una delle due qualcosina guadagneremo e poi dobbiamo concentrarci sulla prossima settimana, dove arriva il Legia Varsavia giovedì, che vuol dire partita decisiva per il passaggio del girone e soprattutto per non perdere di vista quel primo posto che è fondamentale quest'anno in Europa League, e poi si va all'Olimpico contro la Roma. Vediamo anche la Roma come uscirà da questa settimana in cui è impegnata con la Juventus e poi nella sua competizione, la Conference League. Dopodiché ci concentreremo per la prossima partita, che è quella, come vi dissi nel video prepartita, più tosta. Poi vai a vedere, questa è tosta quasi quanto quella di domenica prossima, forse perché l'avversario ha più nome della Roma, del Torino, ma nessuno si aspettava la partita semplice stasera, anzi, io lo sapevo che questa era una partita difficile per tante ragioni, per Juric, per una sorta di emozionalità che poteva trasmettere di vederlo su quella panchina, anche se non quella del Verona, ma l'abbiamo portata a casa e adesso ci calmiamo, io soprattutto, perché sono tesissimo, una corda di violina mi fa un cazzo di male, sto nervo come cazzo, fa Osimhen a saltare in questa maniera, non, vabbè che c'è il fisico, io non ce l'ho il fisico, però un male incredibile, porca di quella Eva. Ma adesso mi sono calmato, adesso mi sono calmato e mi godo il ritrovato primato. Mi godo il ritrovato primato. Primi a punteggio pieno dopo 8 partite, 24 punti. 8 partite, 24 punti. Casuali non sono, perché se quando non riesci a metterci la tua superiorità tecnica, ci riesci attraverso la voglia, la cattiveria e anche un pizzico di culo, e vabbè, ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa. E con questo vi saluto, vi abbraccio, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci vediamo alla prossima sul canale dello Stracandido Azzurro, che vi ricorda di iscrivervi, di attivare la campanella e condividete il video. Facciamoci conoscere. Quest'anno siamo soli contro tutti. Un abbraccio.